Un saluto cari amiche e cari amici, un saluto, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Attenzione, grande sorpresa, parliamo anche un filino di calcio perché Umberto Rispoli, il nostro ospite, è un vecchio cuore partenopeo, ma parliamo subito di Ippica. Umberto Rispoli, conosciutissimo, ha vinto tanto in Italia, ha vinto tantissimo in Francia, è emigrato anche nel Far East, mi ricordo a Hong Kong, adesso poi tu mi direi dove, e poi questa avventura negli Stati Uniti. Che cosa ti ha portato a passare dalla Francia, Ippica d'Elite, alla tua Italia, la nostra cara Ippica italiana, e la voglia sempre di nuove esperienze o che cosa? Carlo, intanto ti ringrazio per avermi sul tuo canale, sai, siamo molto amici da tanti anni, mi fa molto piacere che tu mi dedichi questa intervista, dai un po' di spazio all'Ippica, fa sempre piacere, grazie mille. Come sai, la mia è una long journey, ho iniziato in Italia da professionista nel 2005. Sono stato campione italiano due volte nel 2009-2010. Con che allenatore? Io ho iniziato proprio all'inizio, diciamo, andavo all'ippodromo con mio padre ad Agnano con mio zio Vincenzo Foglia e Raffaele Biondi. Poi dopo, diciamo, ho fatto Camici, ho fatto il grande Luigi Camici e il suo figlio Fabrizio. Da lì poi sono passato da Armando Maggi Pessi per poi approdare a Alduino Giuseppe Botti. Quindi ho avuto la possibilità di lavorare con dei maestri, con gente d'Ippica. Ho imparato tantissimo e poi niente, il primo anno sono stato campione degli allievi subito, ho vinto 82 corse e il 2009-2010 sono stati, diciamo, i miei anni più belli, dove ho battuto il record del padre di Lanfranco Dettori, di Gianfranco, che era di 229 vittorie. Io quell'anno lì arrivai a 245, esausto, distrutto. E poi niente, c'è stata questa possibilità di andare a fare un'esperienza in Giappone prima, dove sono riuscito a vincere un gruppo 1 e altre belle corse, per poi approdare a Hong Kong, fare uno stint piccolo tra Hong Kong. Poi mi sono da lì sono emigrato in Francia. Fatto 4 anni pieni, dove Hai ci siamo anche elevati, vinto con Tony Fornebracci due volte ci siamo elevati qualche soddisfazione e insieme, ho sì. ancora la fotografia perché l'ho messa. Io ho tutta una parete piena di vittorie e vittorie, però le ho vinte, sai, in pista Certo, ne ho vinte di corse, certo. e c'è però lì la tua che tu fai così, perché fa così? Perché sul palo i fantini sono pazzi, invece devono stare lì, attenti, equilibrati sul cavallo. Però fa in tempo a voltarsi verso il fotografo, dato che aveva vinto qualche giorno prima a Clairefontaine, di solito io non corro mai vicine, le due corse vicine, e allora mi ha fatto così, dicendomi è la seconda, e lì c'è la tua fotografia Tra l'altro immortale. penso di essere l'unico di aver vinto con Tony Fortebracci, perché era un cavallo molto, molto difficile, molto particolare. Sì, Però no, poi forse no, voglio dire, forse no. un fenomeno, e quindi vincere due corse. Particolarissimo, particolarissimo. Un cavallo che non voleva vincere, il suo problema era quello. Poteva vincerne tantissimo, ma non voleva vincere. Capitano 4 anni, poi dopo l'esperienza parigina, che è già un'esperienza, voglio dire, di massimo livello. Beh, la Francia è stata uno step positivo per poi mandarmi ad Hong Kong, fare altri 4 anni pieni lì. Totale sono stati 6, però pieni pieni 4, dove ho avuto gioie e dolori, nel senso che sono riuscito a vincere una delle migliori corse che hanno lì, che sono le Queen Elizabeth, e con un cavallo giapponese, tra l'altro, forse il miglior cavallo che abbiamo montato, Rulership. E poi vari infortuni, ho rotto una caduta bruttissima, forse la più brutta della mia carriera, dove ho praticamente distrutto il legamento crociato anteriore con mezza parte di menisco e una frattura al talus della caviglia, che di base mi tenevano fuori dai 7 ai 9 mesi, e io sono rientrato a montare. Dopo 60 giorni io sono No. rimontato in galoppo e dopo 90 giorni ho rimontato in corsa. No, e voi Sì.
Voi siete pazzi. E nella Beh, ti dico, se non avessi, pazzi. Avuto la non avessi avuto la frattura alla caviglia, forse sarei entrato anche prima, perché per mettere peso sul piede avrei fatto una pazzia prima. Io dopo mi sono operato, dopo una settimana ho buttato via le stampelle. Una settimana il legamento era un optional, no? Quindi chi se ne importa? Beh, purtroppo io penso che tanti calciatori bravi che hanno avuto questa sfortuna di rompersi quel maledetto legamento lì, ma non è tanto, cioè il dolore era fortissimo, però la riabilitazione, cioè il tempo che tu devi perdere in palestra, io passavo dalle 6 alle 8 ore in piscina a camminare, sì, Carlo. Poi so che ogni grado di piegare la ginocchio, ogni grado vedi tutti i santi del paradiso. Ecco, una curiosità, ho intervistato anche Antonio, perché non l'Inghilterra? Perché un altro dei tempi... Hai girato il mondo e l'Inghilterra no, c'è un motivo? Allora, il motivo c'è, e te lo dico qual è. Io nel 2006 sono stato da Marco Botti a fare un'esperienza invernale, dove io ho amato le corse inglesi da subito, ho detto questo è il posto dove io voglio diventare grande, cioè perché tu hanno proprio, lo sai com'è la passione inglese per le corse dei cavalli, la classe, il bello proprio quando tu arrivi ad Ascot, questi ippodromi qua, è una cosa fantastica. Il bookmaker, no? Perché parlano male delle scommesse, ma il bookmaker è una col bigliettino. Esatto, no, ma è una roba fuori dal comune. Però Carlo, ti posso dire che io ero intento a restare e nell'attimo in cui io decisi di restare, Alduino andò su tutte le furie. Perché io avevo ancora il discarico, ero un allievo, quindi avevo questo vantaggio dei 4 kg da utilizzare sui cavalli, e io gli dissi, io da qua non mi muovo più, cioè io rimango qua. E poi alla fine mi fece chiamare da mio padre, da mia madre, Umberto non torna più, sono rovinato, ma neanche i miei genitori mi sono riusciti a convincere. Cioè, una cosa che poi alla fine mi sono sentito forse in obbligo, all'epoca avendo 18 anni, ho detto magari... faccio ancora un'esperienza in Italia e poi dopo mi muovo in Inghilterra. Certo. Non c'è più stata la possibilità. Che cosa ti sta dando questa esperienza americana? Che cosa hai vinto in America di bello? Beh, sono riuscito a vincere il Santa Anita Derby, il Santa Anita Oaks, in un anno di differenza. Sono riuscito a vincere altri gruppi 1, gli American Oaks, il Showmaker Mile, il Gamely, quindi qualche gruppo 1. Per il momento in California qualche soddisfazione me la sono levata. Ho avuto la possibilità di montare un Kentucky Derby e incrociamo le dita, se Dio vuole riesco a montarne un altro quest'anno. È un'ippica totalmente diversa, dove si va col cronometro, dove si va con i parziali, dove la sabbia è molto diversa dalle altre sabbie, dove le corse in erba sono tattiche, dove bisogna salvare più terreno, e ovviamente con un bagaglio di esperienza come il mio. Adesso Carlo, mi hai conosciuto, io avevo 16-17 anni, adesso ne ho 36, parliamo di 20 anni di esperienza, quasi 36, però cioè, il bello di queste corse americane è proprio questo, cioè che cioè arrivi a fare quello step in più dove impari veramente le andature più tattiche per le corse d'erba, perché è veramente tattica. Ecco, veramente tattico. E tu hai vinto una corsa, è stata tutta una giornata italiana, il 6 aprile, 6 corse Lanfranco, che ha quasi eguagliato il suo 7 ad Ascot, vince Fresu il derby di Santa Anita, mm-hmm. Ma io so che tu hai vinto un gruppo, quindi come è stata questa giornata italiana? Beh, ho vinto un gruppo 3, che era il Monrovia Stakes, che avevo già vinto, con una cavalla secondo me molto interessante, dove ha corso 3 volte questa particolare pista di discesa che abbiamo qua a Sant'Anita, e diciamo che sono riuscito a salvare la giornata, perché Lanfranco aveva un piano veramente diverso per tutti noi. Dopo la quarta corsa ci siamo guardati con Antonio, e mentre andavano nella retta opposta durante le Ox, Antonio mi ha guardato e ha detto: se vince pure questa andiamo a farci la doccia. E infatti è riuscito a vincere pure quella. Però poi con Antonio gli abbiamo un po' rovinato la giornata, perché se non sbaglio lui è secondo in quella dove vinco io ed è secondo anche dove vince Antonio, quindi ti sei sorpreso di vedere un Dettori che si è così, beh, lui aveva già montato tante volte negli Stati Uniti, ma così calato nella parte
La classe non c'entra, l'ippodromo non c'entra nulla. Io immagino che quando tu e lui, Fresu, avete la classe, una certa esperienza e classe, poi cavalli e pista, li superati i problemi. Beh, io, sai, Lanfranco è quel tipo di fantino, quel tipo di genio che nascono ogni 100 anni, 50 anni. Quando tu vedi Lanfranco, io te lo paragono al, ti devo dire, Maradona. Ovviamente non posso dirti Pelé perché non sono di quella generazione lì, ma non so, cioè neanche forse di Maradona, posso dire Messi, Ronaldo. Cioè Lanfranco è proprio quella, avrebbe vinto non so quanti palloni d'oro di Ippica, perché è una roba impressionante. Cioè, qui come l'hanno presa queste 6 vittorie dell'italiano Lanfranco? Impazziti? Beh, io ti posso dire, dopo che ha vinto la 6ª, io torno indietro con lui, mentre torniamo indietro con i cavalli, mi affianco, gli do la mano, gli dico bravo, complimenti. Lui la prima cosa che mi dice, mi guarda, mi fa, adesso rimani vicino a me e senti la tribuna. Cioè lui proprio vive per questa cosa qua, cioè proprio le persone, ma lì anche perché tutti ci aspettavamo un qualcosa di cioè eravamo pronti alle 7, alle 8 vittorie della giornata. Ma fa sempre il salto dopo le vittorie. Sì, 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 l'ha fatto, a quel punto lì ha cominciato a saltare ogni corsa, cominciava a saltare. E poi ti ho detto, con Antonio siamo riusciti un po' a rovinargli il piano, ovviamente sportivamente devo dirti che per un fantino tornare a casa con una vittoria in un giorno così, dove un altro fantino vince 6 corse, abbiamo salvato la giornata, ecco. Esatto. Senti, per concludere, Umbertino, un minuto, ti aspettavi un Napoli che ha battuto purtroppo il record anche del Milan dello Scudetto l'anno dopo, mai una squadra aveva ottenuto così pochi punti dopo aver vinto uno Scudetto trionfale. Come hai vissuto in breve lo scudetto della scorsa stagione e le difficoltà di questa? Beh, io sono dell'88. Hai fatto qualcosa nell'ippodromo quando avete vinto lo scudetto? Sì, sono arrivato a scuderia la mattina con la maglia del Napoli. Cioè, sono andato a montare a cavallo con la maglietta del Napoli. E, sono riuscito, cioè, mio figlio è un patito anche del Napoli adesso. E, diciamo che Carlo è stato... da parte mia ti dico, quando vedi un condottiero come Spalletti andare via, Giuntoli andare via, lì capisci che c'è subito qualcosa che non quadra. Non c'è il salto di qualità, non si vuole fare il salto di qualità. Possiamo dare la colpa adesso, puntare il dito sui vari Garcia, Mazzarri, secondo me anche forse troppo tardi. Però io penso in questo momento, cioè in quel momento lì il Napoli aveva la possibilità, cioè arrivi in semifinale di Champions, ci avete battuto voi. Non penso meritavamo di perdere, però queste sono le partite di andata e ritorno di Champions. A quel punto lì devi puntare di nuovo, ma al peggio di arrivare ai quarti, perché poi ovviamente se capiti con City, con Real, con Bayern e con l'Arsenal di adesso, cioè è veramente difficile. Però devi mandi via Kim, che è stato un pilastro della difesa, rischi di andare a prendere Nathan, ti va bene una volta di prendere un Kim che erano tutti all'epoca, chi è questo Kim che gioca al Fenerbahce, da dove viene, e si è rivelato una rivelazione. Poi mandi via Kim, perdi comunque sia, Spalletti ha dato qualcosa di diverso alla squadra, ha tirato fuori forse il meglio di tutta la squadra, e secondo me quando si è reso conto che con quello che aveva non poteva fare di più, ha preso Baracca e Burattini e è andato via. Chi ti piacerebbe per concludere allenatore della prossima stagione, dei nomi che hai visto? Io penso intanto bisogna rifare una squadra dove c'è voglia di riportare il Napoli dove era l'anno scorso, perché alla fine se guardi i giocatori ne ha levati un paio, sono gli stessi, sono esattamente gli stessi dell'anno scorso, quindi lì capisci che è l'allenatore che ha fatto la differenza. Ovviamente mi piacerebbe... uno che ti fa sudare, Conte a me piace, è uno che ti tira fuori qualsiasi cosa da un giocatore, un motivatore, uno molto forte. Visto oggi c'era il nome di Gasperini che ha fatto un lavoro impressionante con l'Atalanta, una roba spettacolare, veramente forte. Però secondo me per risollevare un Napoli in queste condizioni ti serve un italiano, secondo me un italiano, senza togliere, mancare di rispetto a nessun allenatore straniero, però ti serve un italiano condottiero, un italiano che ha voglia di riportare il Napoli dove è e
soprattutto ti devi rifare una squadra, devi fare una difesa, devi rifare un centrocampo. Ovviamente sappiamo tutti che molto probabilmente Osimhen andrà via, e con i soldi di Osimhen devi cercare di fare meglio, devi fare un upgrade, non puoi fare un downgrade. Penso che una piazza come Napoli non possa meritare una roba del genere, non lo merita. Io, Umberto, ti ringrazio, spero di vederti presto in Italia, oppure no, decidi un attimo tu. Un grande abbraccio a tua moglie e ai tuoi bimbi, e io ti seguo su Instagram quando vedo che c'è la tua fotografia, perché la fanno le fotografie col cavallo che ti domina dall'alto, sono felice. Grazie Carlo, ciao, grazie a te. Ciao.